come dovete comportarvi? Allora, dovete comportarvi come, non come degli atleti esperti, ma dovete comportarvi come dei ragazzini, d'accordo? Perché altrimenti diventa difficile. L'atleta esperto è l'atleta che già sa fare tutto. Voi siete tutti quanti ragazzini, quindi inesperti. Per cui gli errori, quando io vi dico ripeti l'esercizio, un ragazzino ripete l'esercizio uguale così come l'ha fatto prima, perché non è capace di ripeterlo diversamente, d'accordo? Allora proviamo, tu Luca, ripeti l'esercizio uguale a quello che ho fatto prima, però siccome se lo fai in questo senso non ti vedono, lo fai in diagonale, parti da lì e vai verso la buca del salto in lungo e guardate come corre. Andiamo. Stop, basta. Stop! Come correva? Sulle punte. Vediamo cosa torna, ragazzi, diceva. Andiamo, torna velocemente. Dico di corsa, però, insomma. Allora, libera. Aspetta, non correte. Ferma, aspetta. Sì. Però non correre nel senso che sei andato ben al di là. Io volevo arrivarci, sì, però gradatamente. Allora, l'avete visto come ha corso? Sulle punte. Non spingeva, non completava la spinta, hai detto? E quindi come si deve fare? Deve percepire la spinta. Deve percepire la propulsione. Voi avete visto come ha fatto? Sì. Le ginocchia dove ce l'aveva? Infatti, ginocchia più alte. Abbastanza alte. No, però non la passa. Dal mio punto di vista, ce l'aveva abbastanza alte. D'accordo? Però, come tutti i ragazzini, quando voi a un ragazzino gli dite qui l'informazione, il passaggio di informazione. Quando voi a un ragazzino gli dite devi correre con le ginocchia alte, il ragazzino si comporta così come si comporta con lui. La cosa che fa e alla quale dà importanza, qual è? Ginocchia alte. Ma è questa la cosa importante? Arrivare con il ginocchio qui? Io lo sto imitando mentre sto facendo, camminando, lo sto imitando. Oppure questa? Allora, su che cosa dobbiamo concentrarci? Sul lavoro della gamba a terra, perché è quello il nostro motore propulsore. Io posso correre in questa maniera, ginocchia alte, gamba piegata a terra, e non avanzo, o perlomeno avanzo poco. Ginocchio più basso, gamba a terra completamente distante dalla spinta, e vedete come sentite le anche che viaggiano verso l'avanti. Chiaro? Per tutti? Un'altra cosa velocemente, sentivo troppo sulle punte. Sapete qual è, come si sposta l'appoggio del piede? In base a che cosa si sposta l'appoggio del piede? No. La velocità. In base alla velocità di esecuzione del movimento, di quello che si sta facendo. Cosa significa? Stamattina Balzi, Claudio Mazzaugo, sicuro non vi ha detto che bisogna stare sulle punte dei piedi, giusto? Ma vi ha detto che l'appoggio è di tallone, giusto? Di tutta pianta. Perché? Perché è un movimento veloce o lento? Movimento lento. Man mano che il movimento diventa veloce, l'appoggio del piede si sposta verso l'avanti. D'accordo? Fondista in genere. No, il tallone è un errore. Però allora, se tu per fondista mi intendi i tapascioni, sono d'accordo con te. No. Il maratoneta non può giocare. Il maratoneta è quello che fa 4 ore. Poi c'è il tallone.
la rullata sul piede che il tampone sfiora. Tampone sfiora sul piede. Solo il tapacione. Mai. Assolutamente. Allora, quindi l'appoggio si sposta verso l'avanti man mano che, che il movimento di esecuzione, il movimento che stiamo facendo, diventa più veloce. D'accordo? Allora, quindi non poggiate il tallone, e provate a stare più alti a terra. Quindi ripetiamolo a lungo facendo queste due cose. D'accordo? Luca? Andiamo, tutti, tre alla due, tre alla volta. Così. Vedete lui? Provate a guardare quando i vostri, colleghi fanno l'esercizio, provate a guardare e a vedere se mettono in pratica. Lui a destra, la canottiera nera, continuava a correre in questa maniera. Perdendosi, in gergo si dice, chi viene dall'atletica? Io ho fatto atletica. Però mi viene in mente. Come si dice? Quando si perde i piedi dietro, questo movimento qui, si dice si perde i piedi in gergo, però non è proprio... Ognuno fa questo movimento, quando fai questo movimento qui, corri così, in gergo si dice ti stai perdendo i piedi dietro, nel senso che fai questo. Andiamo, dai. Visto come ha modificato il suo assetto di corsa? Hai fatto caso? Sì, 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 sì. Dai, andiamo. Su. Così, bene. Andiamo. Troppo tallone.